Benvenuti a questo nuovo appuntamento di economia prima e dopo con Alberto Di Martino e Giuseppe Fischetti, esperti di analisi e strategie aziendali. Affronteremo un nuovo argomento legato all'attuale sistema economico e alle strategie imprenditoriali da adottare. In questa puntata si parlerà del comportamento delle imprese nella gestione del rischio. Buongiorno, bentrovati a questo terzo incontro del ciclo Economia Prima e Dopo. Io sono Alberto Di Martino e con me coadiuo l'amico e collega Giuseppe Fischetti. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e ben ritrovato Alberto. Bene, mentre graditissimi ospiti, oggi noi abbiamo il dottor Federico Stanghetta, direttore commerciale del gruppo Conad Adriatico, e l'ingegner Lucia Capodagli, che è direttore generale del consorzio di bonifica della Romagna. Poi ci spiegheranno meglio che cosa fanno. L'argomento che tratteremo oggi è quello dei rischi, cioè della gestione dei rischi, di come sia importante sia a livello di economia nazionale, ma ancora di più a livello di imprenditoria, pensare, programmare, reagire ad eventuali conseguenze non previste. Ascolteremo i nostri ospiti quali sono stati gli impatti della pandemia, sia in termini organizzativi, sia in termini di approvvigionamento, e soprattutto come pensano di proseguire nel medio e breve termine la gestione sia della crisi, sia delle conseguenze di questa crisi. Ma come mia abitudine e mio vizio, preferisco partire da quelli che sono i fondamentali. Se dobbiamo parlare di gestione dei rischi, è importante che capiamo che cos'è il rischio, perché in Italia purtroppo non c'è cultura di gestione del rischio. Gli unici ambiti in cui se ne parla sono quello della prevenzione dell'incolumità della salute dei lavoratori, quello dell'HACCP nel campo della contaminazione alimentare. La nozione di rischio la spiego con una semplice nota storica. Tutti voi avete presente quelle torri che sono presenti lungo la costa del centro-sud Italia e che servivano per avvistare i famosi pirati, i saraceni, che poi non erano saraceni, ma fa niente, per difendersi da queste razzie. Che cosa succedeva in quel periodo? I villaggi grandi si potevano permettere un esercito fisso, si potevano permettere di fortificare il paese o la cittadina e quindi si difendevano insomma da soli. I villaggi invece un po' più piccoli dovevano per forza di cose mettersi insieme e mettendosi insieme assoldavano, diciamo così, delle truppe, potremmo dire mercenarie, affinché stessero stanziali con vitto e alloggio a disposizione per difendere questa comunità nell'eventualità di un attacco dei pirati saraceni. Quindi era un gioco di quanto posso spendere, per quanti soldati posso comperarmi, per forse arrivano i saraceni e se arrivano forse riesco a batterli. Quindi c'erano tanti forze. La cosa interessante per cui facciamo questo racconto è che questa paga che avveniva in monete d'argento, perché nel Mediterraneo si usava solo quello, era chiamato in arabo risk e in greco rizikon. Ecco da dove nasce la parola rischio, ma quello che è importante sottolineare è il concetto, cioè il concetto è uno, non ha un'accezione tipicamente negativa o comunque solo negativa, ma indica semplicemente una incertezza. Ha una valenza economica, sicuramente, ma si basa su una serie di stime. Le stime sono quelle che abbiamo detto. Quanti soldati devo prendere? Basteranno questi soldati? Arriveranno i pirati? E se arrivano, quanti ne arrivano? Ne avrò a sufficienza per poterli battere oppure no? Non si sa, però era un'opportunità per questi capitani di Ventura. Il soldato di Ventura nasce da questa esperienza di vivere, tra virgolette, gratis e pagato per non far nulla, ed erano pagati perché i mercenari al contrario razziavano invece, e quindi era un'opportunità di guadagno per loro, ma poteva essere una maggiore opportunità di guadagno nel caso in cui avessero sconfitto i famosi pirati e avrebbero a quel punto preso anche la barca, la nave e il frutto delle razzie precedenti. Ma c'era il pericolo ovviamente che i soldati non fossero a sufficienza o che
invece potessero venire sconfitti e quindi insomma, ammazzati. Quindi questo è importante sottolineare, che rischio significa solo incertezza, e mi piace spiegarlo con una definizione di un certo ingegner Grushenko, russo, che la definisce così: il rischio esiste se e solo se non vi è un unico possibile corso degli eventi. Questo è il rischio. E siccome non viviamo in un mondo ideale, in un mondo perfetto, possiamo dire che qualunque corso degli eventi, qualunque combinazione di eventi della nostra vita personale e professionale è destinata ad avere una componente di variabilità. Quindi è insito, dovrebbe essere insito in ogni impresa e in ogni persona, considerare queste variabili. Cosa che facciamo a livello di singolo, quando usciamo di casa, prendiamo l'automobile, quando facevamo, probabilmente faremo abbastanza presto, di guardarci se arriva qualcuno, se tutto in ordine, tutto, perché siamo abituati in maniera naturale a ragionare in termini di variabili. Diciamo sempre che la nozione di impresa è per definizione una nozione di rischio, perché ha tante variabili, ovviamente, e si fa impresa per cercare di avere profitto, quindi anche di avere successo, ma poi negli strumenti cosiddetti manageriali, nella parte tecnica che viene studiato, che viene impiegata per gestire un'impresa, invece dimentichiamo di ragionare in termini variabili e ragioniamo in termini di certezze, ma certezze miopi. Mi piace ricordare una definizione di un mio vecchio professore che diceva il sistema di gestione di un'impresa è come, se gestione intesa come la parte di contabilità, è come guidare un'automobile nella nebbia guardando solo sullo specchietto retrovisore, perché guardo solo a dati del passato e mi rifiuto per abitudine o per incapacità di guardare a dati del futuro. Quindi dopo tutta questa premessa mi aggancio al nostro primo ospite, il dottor Stanghetta, al quale rivolgo una domanda in forma di curiosità o, se vogliamo, di preoccupazione. E cioè, leggendo banalmente il Sole 24 Ore di questa mattina, vengono riportati tutti i settori della filiera alimentare, quindi che la riguarda, in cui l'Italia è autonoma, cioè autonoma dall'estero. Del caffè ovviamente siamo 100% dipendenti, ma pur essendo una tradizione, diciamo, è ovvio che in Italia non ci sia il caffè, però per esempio mi ha stupito trovare che 40-45% delle farine vengono dall'estero, mi ha stupito ancora di più che il 60% di oli e di grassi, più che altro per l'industria alimentare, vengono dall'estero. E questo per i problemi di dogana, per i problemi che i camionisti dell'est si rifiutano di passare il confine e via dicendo. Potrebbe essere una situazione transitoria di 2, 3, 4, 5, 6 settimane. Una situazione sicuramente meno transitoria, ma più lunga, è riportata invece intelligentemente dal New York Times di 2 giorni fa, in cui si dice, attenzione, che si rischia di non dare da mangiare agli europei. Perché? Perché il virus sta impedendo il movimento di quelle decine e decine di migliaia di lavoratori che vengono impiegati stagionalmente nei campi. Cito 2 numeri, 200.000 persone in Francia, 370.000 persone in Italia, che non andranno sui campi. Quindi, al di là dei prezzi, chi è che va a raccogliere questi prodotti e come arrivano sugli scaffali, con quali prezzi arriveranno sugli scaffali? E quindi chiedo a lei. Bene, questo argomento che lei ha presentato in maniera puntuale è il nostro rischio principale, per parlare di rischio. In realtà ci sono alcuni rischi che vanno gestiti. Lei diceva il rischio è incertezza, no? Ma il rischio, secondo me, sì, è incertezza, ma l'incertezza la dovremmo tradurre in cambiamento. Quindi, se noi ci troviamo di fronte a un rischio, dobbiamo porci di fronte a un'esigenza di cambiamento, perché per affrontare degli eventi che sono rischiosi, noi non possiamo affrontarli come li affrontavamo in una situazione di calma. Quindi dobbiamo affrontarli
predisponendoci a cambiare noi stessi. Per tornare su proprio i consumi, va bene, questa guerra della spesa degli italiani, perché in realtà è una guerra con dei confini, che sono i confini di distanza gli uni dagli altri, fuori ad aspettare o anche all'interno a far la fila nelle casse piuttosto che sui banchi. E in alcuni comuni hanno messo anche i droni che controllano le distanze all'interno, all'esterno dei all'interno dei parcheggi esterni, scusate la parola, dei nostri negozi. Quindi è un clima assolutamente surreale, con il quale il cliente comincia a far fatica a confrontarsi, piuttosto che probabilmente dovrà abituarsi per il prossimo mese minimo a questo cambiamento, che potrebbe anche sedimentare delle modalità nuove di fare la spesa, perché probabilmente dovremo, chissà se in futuro molti rimarranno a far spesa con la mascherina, o chissà se i consumi degli igienizzanti per le mani, per non fare il nome di Amuchina che non ha bisogno di pubblicità, l'Amuchina o comunque quella roba che si spalma sulle mani per disinfettarsi, sarà veramente in tutte le borsette delle nostre signore e in tutti i nostri zainetti o 24 ore di noi lavoratori. Quindi delle cose cambieranno, quindi se ci sono dei rischi per l'economia, probabilmente ci sono anche delle opportunità per chi si metterà a costruire del gel, per chi si metterà a costruire dei guanti, per chi si metterà a costruire delle mascherine. Detto questo, c'è un'esplosione dei consumi preoccupante, se vogliamo, su alcuni mercati. La pasta di semola sta incrementando del 59%, le uova del 50%, il latte del 47%, la farina, lei l'ha citata, dell'80%, dell'83%. Che significa questo? Significa che c'è uno scossone pauroso a livello produttivo. Prima che preoccuparci del fatto che la merce che arriva dall'estero, dobbiamo pensare che non riusciamo a produrre l'80% in più. Cioè, se oggi io sono un produttore di uno di questi articoli, per produrre l'80% in più devo mettere più personale. La gran parte degli industriali sta scegliendo di non fare questa scelta, di fortunatamente tutelare i propri dipendenti e non inserire del personale interinale, perché oggi sono tutorati questi turni di lavoro, sono, diciamo, seguiti con dei controlli, e mettere del personale che nei 15 giorni prima potrebbe essere contaminato e mettere in crisi l'intera azienda è veramente rischioso. Quindi la prima minaccia, il primo rischio arriva da un rischio di sicurezza e da un rischio di non riuscire su alcuni mercati a produrre abbastanza. Poi, per carità, per le grandi campagne di raccolto, se fossimo in piena campagna del pomodoro, io credo che oggi avremmo dei problemi paurosi. Spero che quando arriveremo alla raccolta del pomodoro, per la quale si usano tantissime manovalanze anche nell'uva, o ci sono queste grandi campagne di raccolta che si usano anche soprattutto manovalanze etniche, che ci fanno tanto comodo, la crisi ci sarebbe, speriamo di scongiurarla, ma in realtà a meno che si consenta una lievitazione dei costi importante per la raccolta di questi prodotti. Poi, per carità, è vero che noi importiamo tantissimo grano più che farina dall'estero, sia per la semola di grano duro con la quale si fa la pasta, con la farina di semola di grano duro, con la farina di grano tenero si fanno a casa i ciambelloni, quelli che in questo momento non c'è una famiglia che non fa a casa la crostata, il ciambellone, il pane, chi più ne ha più ne mette, e quindi questi consumi sono letteralmente impazziti. Ma anche altri, il tonno sott'olio, i salumi, il grana padano, il parmigiano, quei prodotti che consentono l'immagazzinaggio sono incrementati in maniera porosa. Da una parte c'è un problema di produzione che in ogni caso terrà per ancora 2-3 settimane con dei disservizi, perché alla fine queste cose si normalizzeranno, perché se io compro del tonno che consumo in tanto tempo in più, ovviamente
questo tonno alla fine non comprerò sempre il tonno e lo metto da parte, no? Quindi si normalizzeranno. C'è da dire che il consumo in casa rispetto che il consumo outdoor, il consumo in ristorante o in pizzeria, un po' di consumo in più lo incrementerà, però alla fine la materia prima circolare si spalmerà. Poi sì, è vero, come diceva lei, tanto olio arriva da, è olio comunitario, quindi arriva dai paesi della Comunità Europea, come tanto grano arriva dall'estero, fermo restando che proprio in questi ultimi 2 anni c'è una politica di forte spirito nazionalistico che ha visto prima un fornitore, poi un altro, poi il grande Barilla che consuma tanto grano, far piantumare del grano in Italia e per la produzione della pasta. Da un mese la pasta Barilla è prodotta tutta in Italia, per capirci. Quindi ci sono tutti questi fenomeni che vanno a complicare la situazione di questo momento, che però devo dire che è abbastanza delle merci, ovviamente questa situazione non continua a crescere in questo modo così straordinario. Ma devo dire che... Prego. Va bene. Volevo lasciare, poi torniamo perché ci colleghiamo anche alla seconda domanda con quello che si stava dicendo. Giuseppe. Sì, mi rivolgo all'ingegner Capodagli. Abbiamo detto che lei all'interno del consorzio di bonifica della Romagna occupa il ruolo di direttore generale. Il consorzio è un ente di diritto pubblico che cura l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche. Nel caso vostro parliamo di un coordinamento di interventi pubblici e privati per la difesa del suolo, la regimazione delle acque, l'irrigazione e la salvaguardia ambientale. Detto in questi termini, credo che si capisca facilmente come la valutazione del rischio è alla base della vostra attività quotidiana. E credo anche di non sbagliare dicendo che ciò che sta accadendo in quest'ultimo periodo, ovviamente, ha posto anche in voi elementi di riflessione che vi hanno portati a rivedere tutta una serie di procedure in atto. A questo punto la domanda che le rivolgo è: qual è il vostro concetto di rischio e come lo affrontate? Allora, il concetto di rischio è un po' come quello che avevano i mercenari di cui parlava il dottor De Martino, cioè quello che di coloro che devono difendere dall'incertezza le popolazioni. E nel nostro caso quindi fa parte del DNA dell'ente, quello della valutazione e la gestione quindi dell'emergenza ad esso connesso. Cioè quindi sono tutte attività in continuo aggiornamento e che prevedono un'analisi di tutte quelle che sono le variabili che riguardano appunto gli effetti idrogeologici delle acque piovane, delle aree soggette a subsidenza e dell'approvvigionamento idrico non solo per l'irrigazione, che per esempio negli ultimi 3 mesi era già soggetta a un'emergenza, non di tipo coronavirus, ma di tipo siccità, e anche quella dell'approvvigionamento ad usi umani per dei potabilizzatori importanti nella Romagna di risorsa idrica, appunto. Per cui noi, appena la situazione ha assunto un carattere di emergenza, e forse anche prima, perché già dal 24 febbraio, quindi l'indomani della promulgazione delle prime disposizioni per la prevenzione e il contenimento del virus, noi ci siamo subito attivati per aggiornare, per esempio, prontamente tutta la valutazione del rischio e quindi anche analizzarne la gravità degli effetti sulle persone, sulle attività istituzionali dell'ente e anche rivalutando quella che era la probabilità di cadimento. Infatti, relativamente al danno biologico e a quello di contagio, finora la probabilità era stata da noi considerata remota praticamente, come penso molti di noi qui in Italia. E quindi abbiamo aggiornato appunto il DVR, chiaramente abbiamo ridotto tutte le attività che prevedessero la coesistenza di più lavoratori a stretto contatto e che non fossero essenziali soprattutto, quindi abbiamo eliminato tutte le attività che potevano essere
derogate o potessero essere in qualche modo differite, e la diminuzione dell'accesso del pubblico ai nostri uffici. In questo momento però, ecco, io direi che oltre alle attività di questo tipo più gestionale, diretto, operativo, secondo me con il rischio abbiamo rivalutato anche una nuova visione, quindi vorrei mettere più in luce un'opportunità, perché poi alla fine durante questa impossibilità anche fisica di riunirci, di vederci, di lavorare nelle stesse sedi, di essere presenti, di lavorare anche a più di due persone alla volta, chiaramente questo può costituire una straordinaria opportunità sia per modificare l'organizzazione interna, le attività, ma anche gli strumenti di lavoro. È una sfida straordinaria che dopo più settimane che i nostri, per esempio, collaboratori, soprattutto quelli indiretti, che stanno spendendo a casa con i propri familiari, lavorano da casa, secondo me questo ha rafforzato in loro un forte senso di responsabilità e li ha costretti a fronteggiare delle incognite a cui non si erano mai trovati di fronte. Quindi se prima il senso di appartenenza era molto facilitato dal fatto logistico di doversi recare tutti i giorni nello stesso luogo e di essere a contatto con i propri colleghi, ora è necessario immaginare dei nuovi strumenti, quindi una nuova storia, una nuova condivisione. Condivisione di che cosa? Condivisione di valori che in qualche modo rispecchino il senso del nostro lavoro, il senso dell'attività, e che spesso vengono tralasciati, e lasciatemelo dire, non solo nel pubblico ma anche nel privato, perché io vengo da un'esperienza quasi trentennale anche nel privato. Quindi storie riscritte tutti insieme, anche ai collaboratori, perché tutti possano diventare protagonisti, perché storie che si sono sentite questi giorni, che si sono viste per televisione, non parlo solo del cantare dai terrazzi, ma anche quello di aiutarsi tra vicini, di aiutarsi tra colleghi, tra chi aveva più competenze rispetto ad un altro, per esempio di tipo digitale, per favorire lo smart working e garantire quindi anche la possibilità di un sostentamento salariale per tutti, anche per chi per esempio aveva finito le ferie e avrebbe potuto lavorare solo da casa, per esempio. E anche tutta quella unione, quella gestione tra concorrenti, per esempio in una gara di solidarietà che è stata poi quella della produzione delle mascherine, per esempio. E quindi una presa di coscienza che insieme si riescono a superare queste grosse difficoltà che il coronavirus ci ha posto di fronte. Quindi le dico, io come dirigente di un ente, quindi comunque con una funzione pubblica importante, insieme anche ai miei collaboratori, cerco di mettere a disposizione sia le competenze che la nostra voglia di fare e questo senso, questo spirito di servizio che proprio ci caratterizza. Anche perché comunque la bonifica non è nata, come tutti pensano, durante il ventennio, bensì proviene da una storia ben anteriore, fin dal Medioevo, quindi c'è proprio un'istituzione che è quella della bonifica. Grazie ingegnere. Allora, passiamo al secondo giro e mi rivolgo al direttore Stanchetta. Prima di farle la domanda successiva, vorrei fare una considerazione di base. Lo sviluppo nel settore alimentare ha avuto una forte accelerazione grazie a un canale di vendita che è il cosiddetto canale della distribuzione moderna al quale voi appartenete. Al suo interno il canale della distribuzione moderna ha tanti format, ha il supermercato, l'ipermercato, il centro commerciale, soggetti diciamo strutturali che si sono distinti da quelli tradizionali non soltanto per forma, per dimensione, profondità assortimentale, ma soprattutto perché in grado di cogliere i bisogni dei consumatori grazie a indagini di mercato, a tendenze di consumo, eccetera, eccetera. Quindi c'è stato anche un aspetto sociologico all'interno e come apporto da questi format. Praticamente il mondo della distribuzione non ha rappresentato più quel soggetto passivo che era il classico intermediario con il consumatore
per l'industria, ma è diventato un soggetto propositivo in grado di condizionare anche in positivo, ovviamente, la qualità dei prodotti, perché sotto certi aspetti i consumatori stessi gli hanno riconosciuto le insegne, quindi le strutture, come garanti, come ulteriori garanti nell'ambito alimentare. Ora, in questo momento, dopo quello sanitario, e questo è il mio pensiero, io credo che voi avete rappresentato il successivo avamposto, no? Quindi prima linea fatta dal settore sanitario, l'emergenza, poi subito dopo voi, perché dalla salute si è passati al sostentamento e quindi al cibo. Quindi siete stati messi a dura prova anche voi, siete stati sollecitati ovviamente in proporzioni e in modi diversi, ma le vostre organizzazioni hanno dovuto far fronte a contraccolpi molto forti dettati da un evento nuovo, e credo che questo abbia messo anche sotto pressione i rapporti con i fornitori, con il sistema logistico, lo stesso livello logistico credo che abbia avuto dei contraccolpi. Allora, a questo punto la domanda che le faccio è: ritiene sia valido ipotizzare in un discorso di ripresa e di valutazione successiva di rapporti l'introduzione di un criterio di qualificazione basato anche su un piano di resilienza? Come giustamente diceva, lo scossone lo abbiamo avuto, e devo dire che, senza nulla togliere al personale sanitario che in Italia sta facendo veramente un lavoro eroico, dall'altra parte, in seconda battuta, il nostro di personale, c'è da dire che non era preparato a questo tipo di mission, no? A questa missione. Il nostro personale è abituato a fare il salumiere, il macellaio, la cassiera, e nella sua psiche non c'è quella di dover affrontare un trauma così grande, un rischio così grande come quello del virus. Quindi non nascondo che la sera mi scrivono tanti colleghi di negozio, cassiere, oppure ragazzi che lavorano sulla rete, o mi chiamano piangendo perché hanno paura e non vogliono andare il giorno dopo a lavorare, non se la sentono di tornare in cassa o tornare dietro al banco. Queste cassiere disperate che devono sorridere non avevano nel loro incipit "mentre un medico sa", o un infermiere o del personale sa che deve combattere come missione il male. Queste persone psicologicamente non erano assolutamente minimamente preparate, come non lo erano magari neanche tanti camionisti che vanno a caricare o devono fare delle tratte e ricevere merci, perché quelle merci che non devono mancare non è che possono arrivare solo da zone dove i casi sono pochi. Le merci circolano in Italia liberamente e chi le lavora sì con delle precauzioni, ma meno con la consapevolezza di star tranquilli. Quindi lei, detta questa cosa, ha detto un'altra cosa molto interessante che è il fulcro di questa domanda, e che dice: ma al di là della certificazione sulla qualità, su questo tipo di sicurezza, domani che cosa faremo? E noi già oggi stiamo facendo delle cose, nel senso che chiediamo le procedure di carico e scarico delle merci, quindi chiediamo che il personale che va a caricare le uova non scenda dal camion, quindi che i documenti gli vengano passati sul camion, non chiediamo più la firma e quindi che qualcuno passi la penna, insomma che ci siano delle procedure minime. Chiediamo che ci siano già oggi delle procedure minime di tutela del lavoratore per evitare questo tipo di rischio. Quindi qualcosa cambierà per forza. E per tornare anche a un altro discorso che faceva lei sul cambiamento, il cambiamento è d'obbligo, ma deve essere un'opportunità per capire cosa possiamo fare meglio,
per capire come possiamo migliorare la nostra economia e il nostro rapporto sociale. Dico questo perché lei accennava alla verifica e allo studio delle tendenze. L'economia italiana, gli imprenditori italiani devono prepararsi meglio ad affrontare il rischio, ma ad affrontare il rischio sia quello che le dicevo io prima, sanitario, ma anche il rischio imprenditoriale. Hanno il dovere di formarsi, studiare i trend di consumo, sapere che oggi in Italia ci sono delle fasce di consumo ben distinte, ognuna di esse fatta da milioni di famiglie. Noi li chiamiamo i traditional, quelli che hanno una certa età, maturi, che hanno basso reddito, i silver, quelli che hanno un reddito sopra la media, i gold, i benestanti. Poi c'è il mainstream, 6 milioni e mezzo circa di famiglie che fanno la difficoltà, che hanno anche dei figlioli, hanno dei redditi anche sotto la media, e anche i low price, i giovani di oggi. I giovani di oggi che fanno tendenze nuove. I giovani di oggi non difficilmente vanno a comprare una cucina da un artigiano, probabilmente vanno all'IKEA, probabilmente vestono della moda veloce. Un abito deve costare 80-90 euro, massimo 120, 130 euro, 150. Quindi bisogna interpretare queste fasce di famiglie per capire cosa produrre con successo domani, come spostare con successo le nostre proposte commerciali, che siano esse alimentari, di abbigliamento, di arredo, di qualsiasi tipo. Perché il cluster delle famiglie si spostano anno dopo anno e gli spostamenti vanno studiati e monitorati, nonché i consumi. Pensate che l'Istat ha inserito lo zenzero nel paniere dei prodotti monitorati, come ci ha messo dentro le biciclette elettriche, come ci ha messo dentro gli overboard, come ci ha messo dentro che cosa di nuovo, la curcuma. Delle cose che fino a 3 anni fa, 4 anni fa non esistevano. Se noi chiedevamo alle nostre mamme la curcuma 5 anni fa, diciamo, che cos'è la curcuma? La curcuma del caffè, la curcuma, cioè sono delle cose nuove, dei consumi che nascono nuovi, che vanno seguiti. Quindi noi dell'industria del settore agroalimentare, del GDO, siamo abituati a seguire lo spostamento dei consumi. L'industria, l'economia italiana deve seguire di più l'andamento socio-economico delle famiglie se vuole avere successo e cavalcare il rischio per rinnovarsi, innovare e competere con l'Europa e con il mondo intero in un'economia circolare vincente, perché l'Italia può innescare delle eccellenze in un'economia internazionale vincente. Ottimo. Grazie. Grazie mille. Allora riprendo dalla domanda, dalla risposta appena sentite, per fare la seconda domanda invece all'ingegner Capodagli, che ha una particolarità, mi viene da dire, poi mi corregga se sbaglio, è che quel genere di servizi erogati dal consorzio di bonifica, ma anche probabilmente da qualunque altra municipalizzata, è che l'utente non ha alternative. Se un supermercato è chiuso vado in un altro, se pronto costo è pieno vado in un altro, se c'è sempre un altro, ma se l'acquedotto non funziona, non funziona, vabbè, prendo le bottiglie per un po', se la rete fognaria non funziona, cosa faccio? Se il gas non me ne è arrivato, non è che converto la cucina alla bombola. Comunque sia, ci sono dei servizi, dei livelli di servizio che devono essere garantiti veramente a tutti i costi. Quindi l'efficientismo economico, che è sano e che va bene, assolutamente deve esserci, ma non può essere l'unico criterio. E quindi nel vostro caso, parlando di filiera, forse nel vostro caso è anche corta la vostra filiera, non è come il settore alimentare, però comunque sono fornitori, diciamo così, critici, e quindi bacini, idrici, i lavori, i canali, le manutenzioni, le reti di distribuzione, le reti di raccolta e via dicendo. E si rischia, non si rischia di andare alla ricerca del prezzo più basso, di passare sopra criteri? Una volta era la sicurezza, l'hanno imposto, ma adesso parliamo anche di attendibilità, continuità del servizio.
Allora, innanzitutto, così mi ricollego anche alla risposta di chi mi ha preceduto, noi non vogliamo assolutamente avere degli eroi, ma vogliamo avere persone che seguano delle procedure, che utilizzino degli strumenti adeguati per poter fronteggiare ogni tipo di pericolo e rischio a cui può venire incontro. Non possiamo affidarci allo stellone della fortuna con corni o zampette di coniglio, come purtroppo molte volte è stato fatto nel passato e forse ancora qualcuno continua a fare, e chiaramente dobbiamo fungere come enti capofila, come stazione appaltante, quindi comunque di un ente che non solo dà lavoro ai propri dipendenti, ma anche in appalto ad altre aziende che da noi dipendono in gran parte, chiaramente dobbiamo dare un buon esempio. E quindi il buon esempio come si dà? Il buon esempio sta nel analizzare la situazione e non farci trovare spiazzati di fronte alle emergenze, anche di quelle di questo tipo, anche quelle come il coronavirus o altri tipi di emergenze. Quindi il piano di continuità operativa deve diventare la stella polare per tutti, per ogni organizzazione. E questo deve valere anche per quelle più piccole, in modo tale che nessuno, perché la catena si spezza nell'anello più debole, e quindi affinché questo non succeda dobbiamo far sì che ci sia una modalità di approccio condivisa. Quindi gli enti capofila possono assumere una valenza anche di aiuto e supporto per trovare e individuare gli indicatori utili per poter lavorare con più serenità e continuità anche nei casi di emergenza. Conoscere quindi quali investimenti vanno fatti, quali tecnologie, la formazione dei dipendenti, e quindi questo ci deve muovere non solo con dei parametri economici o strettamente qualitativi, ma soprattutto su una condivisione degli obiettivi e delle competenze. Quindi ci vogliono le competenze. Le competenze sono la base su cui costruire ogni progetto futuro. E quindi non più fortuna, non più eroi, ma strumenti adeguati e procedure che possano essere supportate da personale adeguatamente formato. Bene, io prima di salutare gli ospiti per una veloce conclusione, vorrei fare a questo punto più che una sintesi, mi vengono in mente alcuni pensieri. Uno, da quello che abbiamo sentito, che ci siamo detti, uno è che bisogna distinguere tra gestione dell'emergenza e gestione dei rischi, no? Sono due cose diverse. Quindi è chiaro che quanto più io ho preparato e ho studiato, ho ipotizzato delle variabili, e quindi parliamo dei rischi, probabilmente tra uno di questi rischi, tra uno di questi eventi, diciamo così, ci sarà anche quello che basterà un piano di emergenza, e quindi poi gestisco l'emergenza di per sé. È chiaro che se io non faccio una gestione dei rischi, una identificazione, una valorizzazione dei rischi a monte, quando poi scoppia l'evento, che sia positivo o anche negativo, perché l'effetto positivo può essere un ordine particolarmente grande, ma se io non ho preparato prima le linee, la logistica, le produzioni, i quadri, cioè io non sono in grado di rispondere e di cogliere l'opportunità commerciale. Quindi parliamo sempre di variabili, non di incidenti gravi, di cose negative. Ma a maggior ragione se è un effetto negativo che può mettere a rischio la continuità dell'impresa, se io non l'ho preparata prima, quella gestione sarà un'emergenza improvvisata, e quindi vedi le n versioni di tanti documenti, di tanti moduli, di tante procedure, no? L'improvvisazione, sia perché mancano le competenze, ma soprattutto perché manca la organizzazione, manca il sincronismo, la concertazione, manca la chiara attribuzione dei poteri di chi deve decidere. E quindi sono come dire, due momenti, uno è gestione dell'emergenza e uno è la gestione dei rischi. Se qualcuno vuole aggiungere velocemente un commento, abbiamo ancora un paio di minuti. La strada della concertazione, della condivisione, della programmazione, di uno studio programmatico, direi di quello che è un concetto di resilienza che deve arrivare e partire da un livello un po' più alto.
Purtroppo questo discorso a livello delle nostre aziende, da capitani di azienda, io per quel lavoro che faccio, l'ingegner Capodagli per quello che fa, per la conduzione di un'azienda così importante come quella che conduce, sono certo che questi elementi ce li abbiamo. Mi piacerebbe tanto che il nostro paese prima e la nostra Europa, e sospiro quando dico Europa ma non mi addentro, abbiano la maturità, la consapevolezza e l'onere, se non la responsabilità, di capire che questi valori che lei ricordava, di concertazione, di pianificazione, di gruppo di lavoro a livello aziendale, occorre che chi pianifica, chi dà delle linee guida, chi sostiene un paese, lo faccia come se fosse seduto nella scrivania di un'azienda, che ragionasse come dovrebbe, che ragionasse come far fare i passi a questa Italia, azienda, questa azienda che è l'Italia, questa azienda che è l'Europa. Perché se l'Europa è un'azienda, non può essere che io ho la produzione che si ferma ed è un tracollo, o la logistica che non me ne frega niente. Se io sono un'azienda che si chiama Europa, non è possibile che la mia direzione del personale voglia licenziare tutti e non ce ne importa niente a nessuno. Le nazioni, gli stati di successo, e se in futuro successo vorranno avere, dovranno essere gestiti con logiche aziendali di redditività, di investimento e di solidarietà. Senza questi elementi base saremo destinati a soccombere. Bene, ingegner Capodagli, se ha una battuta, ma veramente di pochi secondi, prego. Sì, oltre allo sguardo verso il futuro e quindi comunque in un orizzonte più ampio, dove tutti chiaramente dobbiamo contribuire, sul quale l'apporto di tutti sarà fondamentale, perché appunto ormai siamo in una tale interconnessione e interdipendenza che sarà impossibile prescindere da questo. Però in questo momento dobbiamo anche guardare il cammino. Cioè, quindi non perdere la strada e tenere gli occhi fissi su quello che è il day by day per non perderci, perché altrimenti nel guardare troppo lontano rischiamo anche di perdere la strada. Va bene, grazie. Allora io ringrazio e saluto i nostri ospiti. Grazie di cuore, buon lavoro. Grazie, grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie per aver partecipato. Bene, ringraziamo i nostri ospiti che graditissimi ci hanno dato diversi punti di riflessione, anche informazioni particolari. Quindi, caro Giuseppe, facciamo già un primo, proviamo a tratteggiare un primo bilancio e uno spunto per proseguire la nostra riflessione. La prima cosa che mi viene da sottolineare è attenzione a confondere l'emergenza con la gestione dei rischi. Questo l'abbiamo già detto. La gestione dei rischi non è un'operazione una tanto. La gestione dei rischi non la devo pensare dopo che ho avuto un problema e quindi ne faccio, come dire, una lezione di vita, mi ricorderò nel caso dovesse capitare qualcosa del genere. La gestione dei rischi è un modo di pensare l'organizzazione, è uno stile organizzativo, è cercare di avere il tempo, la sensibilità giusta periodicamente, quotidianamente, mensilmente, di provare a guardare lontano. Quindi è giusto l'oggi, day by day, ma lo faccio all'interno di un percorso che ho iniziato ad immaginare. Tu cosa invece ne hai tratto dai nostri occhi? Guarda, io ho avuto una certezza, se così vogliamo dirla. Nei sistemi economici vivono più anime, anime che sono rappresentate dalle categorie, dai settori, sono diverse, ma quando si ragiona su base di fare impresa,
alla fine tutte hanno dei concetti di base che devono rispettare. Oggi ne abbiamo parlato di uno di questi concetti base, che è quello della valutazione del rischio. Ma l'impresa di per sé è rischio. Le buone imprese, quelle brave, hanno la capacità di vedere cose che altri non riescono a vedere. Sono in grado di ricercarsi le opportunità in nuovi prodotti, in nuovi mercati, in nuovi servizi. Riescono, quelle sempre quelle brave, a mettere insieme due cose totalmente diverse e farle diventare un qualcosa di nuovo, perché le uniscono in un altro mondo. Quindi parliamo di concetti legati all'innovazione, ma attenzione, parliamo pur sempre di rischio. Quindi un rischio diverso agli occhi di molti, perché gestito nella sua dimensione temporale, che tiene conto delle variabili in atto, delle variabili che possono essere gestite proprio nella condizione di rischio, ma in una gestione tradizionale. E quando parlo di gestione tradizionale, sempre le brave imprese, le buone imprese, lo fanno attraverso la programmazione, attraverso la strategia, attraverso sistemi di tutoraggio. Ecco, oggi le imprese devono imparare a far rientrare la parola rischio nel concetto di normalità di gestione, se vogliono produrre reddito. Diversamente diventerebbe tutto un'urgenza. Assolutamente sì. E allora, anche per lanciare un po' l'argomento di dopodomani, che è quello del report integrato, io prego la regia di mandare la diapositiva che abbiamo preparato. Ecco, allora, questa è una situazione che abbiamo preso dalla Sole 24 Ore di luglio, che ci dà una fotografia preoccupante dal mio punto di vista. Innanzitutto, è vero che la forza dell'economia italiana è il 95% di piccole e medie imprese che sono nate con, come dire, imprenditoria familiare, merito della creatività, dello spirito di adattamento del dopoguerra, della voglia di lavorare, la determinazione, e per cui insomma è stato un plus e lo è ancora. Però rischia di essere, appunto, mi ripeto, uno dei principali rischi di tenuta del sistema imprenditoriale italiano, e cioè quello di avere, per esempio, che oltre il 60% del cosiddetto capitalismo familiare è in mano ad unica famiglia, ad avere che l'87% degli amministratori o dei consigli di amministrazione delle aziende è legato da vincoli familiari alla proprietà, cioè sono parenti dei proprietari, addirittura il 76% coincide con la proprietà, e quindi il proprietario è anche colui che amministra, e che per vari motivi culturali, storici e dimensionali, per il 66% non vi sono controlli interni. E quindi questo crea un momento di debolezza sulla tenuta delle imprese. E se io mi devo rifornire, io grande società, mi devo rifornire da un'altra azienda, che sia italiana o estera, è chiaro che adesso inizierò a chiedere anche dei piani di business continuity, cioè dei cosiddetti piani di resilienza. Che cosa ha implementato, che cosa hai messo in piedi, che politiche, che procedure di continuità hai ipotizzato, e ti sei preparato con contratti di backup, con contratti di terziarizzazione, con messe in rete di società dello stesso settore, nel caso in cui tu hai qualche problema? Oppure un discorso anche di capacity analysis, cioè io ti compro 100 e tu produci 100, ma se io avessi bisogno di 1000, tu fino a quanto sei in grado di produrre senza fermi macchina? Hai spazio di produzione? Una recentissima statistica dava per le linee di produzione italiane un grado di saturazione del 75%. Quindi mediamente le imprese hanno ancora un quarto della loro capacità produttiva a disposizione. Se io dovessi scegliere un mio fornitore, questa è una domanda che gli farei.
quanto spazio hai ancora? Abbiamo visto adesso l'emergenza, banalmente, dei materiali sanitari. E si è parlato di programmazione. Bene, neanche a farla apposta, ci viene in aiuto questa diapositiva. Nell'80% dei casi non ci sono verifiche o attività di reportistica, di rendicontazione. Nel 95% dei casi non ci sono piani strategici. Piani strategici intendiamo un piano che traguardi a un breve termine. Breve termine in Italia significa 3 anni, ma è difficilissimo trovare un'azienda che già pensi a quale sarà il suo andamento 3 anni dopo. Vogliamo anche accontentarci dell'anno prossimo, cioè dell'anno successivo, il cosiddetto budget. Il 93% delle aziende non ha uno strumento di budget. Cioè, al di là di dire voglio fare più 5% di fatturato, più 10, più 20, così, buttato all'aperitivo che una volta si prendeva, non c'è uno strumento di programmazione. E quindi, se non ho una programmazione, non ho obiettivi. Se non ho obiettivi, che sono i famosi valori attesi, non posso neanche ragionare in termini di variabili rispetto a questi valori attesi. Quindi non posso ragionare in termini di rischio. Se non ragiono in termini di rischio, non posso pensare, non posso prevedere quali possono essere, come dire, le variabili, e di conseguenza non riesco a programmare con anticipo e con efficacia le contromisure a queste variabili, e meno che mai riuscirò a valutare l'efficacia delle contromisure. E quindi viaggio, come si diceva prima, nella nebbia, guardando nello specchietto retrovisore. Detto questo, rimandiamo allora la trasmissione di dopodomani, in cui iniziamo a parlare di report integrato, cioè di quali sono tutti quegli aspetti cosiddetti non finanziari che invece condizionano pesantemente l'andamento di un'azienda. Grazie Giuseppe della tua collaborazione. Grazie a tutti. Ringrazio i produttori di questa trasmissione, e ringrazio ovviamente in primis tutti coloro che hanno dedicato parte del loro tempo per ascoltarci o per guardarci.